Sicurezza e legalità, Poste Italiane alle celebrazioni per i 210 anni dell'Arma dei Carabinieri. "210 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. A Roma, all'interno della caserma Salvo d'Acquisto di Tor di Quinto, ha avuto luogo una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa Guido Crosetto e delle più alte autorità dello Stato, civili, militari e religiose. Alle celebrazioni hanno preso parte anche l'amministratore delegato Matteo Del Fante, il direttore generale Giuseppe Lasco. E il forte legame che lega l'Arma dei Carabinieri e Poste Italiane è stato sottolineato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzzi. Con Poste noi abbiamo un rapporto storico, un rapporto intenso e molto ampio nei contenuti. Mi piace ricordare alcuni aspetti. Intanto abbiamo una capillarità simile, ovviamente Poste è molto più capillare come numero di uffici postali rispetto alle stazioni, però il concetto di capillarità è un concetto straordinario, vuol dire aderenza, vicinanza alla gente. C'è anche un comune sentiero di servizio diverso, noi siamo Stato, siamo ovviamente forze di polizia, status militare, forse sono organizzazione finanziaria, gestionale di servizi, però al di là delle differenze funzionali alla fine c'è questo comune sentiero rispetto alla gente. La forte collaborazione delle due istituzioni e il comune impegno sul territorio sono stati evidenziati dall'amministratore delegato di Poste Italiane. I 210 anni dei Carabinieri sono per noi un evento molto importante, con il direttore generale non potevamo mancare e con l'Arma dei Carabinieri abbiamo tante iniziative insieme, l'ultima sul lavoro, quindi sui controlli del mercato del lavoro che ci riguardano direttamente, siamo molto contenti della collaborazione. La cerimonia ha avuto inizio con lo schieramento di 3 reggimenti di formazione rappresentativi di tutte le componenti dell'arma. A chiudere lo storico carosello equestre realizzato dal 4 reggimento carabinieri a cavallo per rievocare la carica di Pastrengo del 1848.